l'ultima tinto. Simo, dammi la mano. So, cosa facciamo adesso? Spacchettiamo, no? No! Sigla! Ah. Anche se siamo in televisione, sì. Io ho portato le cuffie, okay. Che tu non ci avevi pensato, perché anche se siamo in televisione le cuffie. Perché io fucsia? Perché sta bene con il palloncino. Ma poi ho portato tante altre cose. Questo per arrangiare l'ambiente. Sì, sì, perché qui ci fanno Motor Rouge. Ah, ora spruzzo di più. Perché? Perché c'è odore di spezie. No! Ok, poi okay. Ho portato questo. Questo è per il DJ. Sì, piatto, fai così. Poi uno spolverino che può sempre essere utile, così. E poi il kazoo che è ne... Ma... E Baby Johnson? Vox Populi. Scusate, Milano, Fiera di Sinigallia. Chiederemo alla gente la loro opinione sul nostro tema del giorno. Andiamo! Se le dico la prima volta, cosa le viene in mente? La prima volta? La prima volta che ho nuotato, mi viene in mente. La prima volta, una canzone. Il primo bacio. La prima volta che ho lasciato tutto, sono venuta via a Milano. Che sfiga, ma come hai fatto a venire? Figurate come stavo male prima. L'ultima volta che ha fatto una cosa per la prima volta. L'ultima cosa che ho fatto... Scusi signora, l'ultima volta che ha fatto una cosa per la prima volta. Ah, don't speak. Quando mai? Cazzo, viene a Milano a fare. L'altro giorno ho imparato a fare benzina al self-service. E qual è l'ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta? Sì, smania. Quelli che. La signora l'idrativo. A Ugol Marra. Fiatkin Siena, una parezza. L'ultima volta che ho fatto una cosa per l'ultima volta. No, per la prima volta. Per la prima volta, Non so, mi fermo davanti a un negozio di biancheria intima femminile. Che cosa c'è questa cosa? È una domanda. Non do risposta. Scusami, l'ultima volta che hai fatto una cosa per la prima volta? Boh, l'ultima volta che ho fatto una cosa per la prima volta? Hoy, ahora, la última vez que salgo por primera vez. Ahora mismo venir a este mercadito. ¡Bianca! 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 ¡Basta! Tieniti con la rosa che è più bella. Siamo in televisione! Finalmente! La prima volta! Protti in TV, il programma che non puoi trattenere. Sì, finalmente sudati V con la doppia V. Vogliamo ricordare velocemente i contatti? Sì, potete scriverci a prot@latv.it oppure facebook.com/lateleviso_web oppure facebook.com/prot.radio. Potete vedere perché c'è il palloncino oppure potete chiamare anche a casa di mia zia in Sicilia allo 091 35 27 49. Io però con tutti questi contatti mi sono un po' stancato, vorrei fare un break. Infatti la televisione break. È stancante. Sì, andiamo, ho visto la macchina. Caffè? Sì, sì, posa qui, okay. Questo bar che ci voleva. Sì, sì, ci voleva, però il caffè così a me non piace, mi piace macchiato. Ah, aspetto. Sì, sì, aspettiamo. Vai, dimmi basta. Sì. Vai, ancora. Ancora. No, basta, che finisci tutto il latte. Buono. Per le altre puntate? Buono, buono. Ma di cosa ne stavamo parlando? La prima volta. Allora ti faccio vedere la classifica delle 10 cose da non fare al primo appuntamento. Classifica. Mi hai dato la cuffia rosa. Beh, puntualissimi. Sai cos'è questo? Rolex Titanium, 10.000 euro, mica patatine, eh. Tra l'altro l'ho comprato in Costa Smeralda, dove ho la mega villa con piscina.
regalato. 10.000 euro regalato. Uè, Ciccio, stai attento, guarda che questo qui è un Armani, costa più di tutta la baracca. Dicevamo? Fa veramente caldo oggi, fa caldo, ma proprio caldo, si suda, poi sempre, poi questo qui è un caldo, non secco, un caldo umido, quindi lo senti molto di più. A casa mia poi io mi faccio un sacco di docce, non vado neanche più in palestra perché si suda troppo, si suda. A casa mia 3, 4, 5, 6 docce mi faccio anche al giorno, perché poi a casa mia non ho... Scusa, non te che rispondo, Ah, scusa. Domani vi faccio raccontare tutto. Scusami. Pronto? Business is business. Ah, eccoti. Siediti, prego. Oh, cavolo. Aspetta. Devo avere dei fazzoletti qui. Perché io sono sempre alla ricerca del mio astrale. Perché le nostre menti sono interconnesse e tutto questo potrebbe giovare alla ricerca patologica dell'essere. Capisci? E abbiamo appena visto le posizioni dalla 10 alla 6 di questa fantastica classifica. Ma che fai? Oh, ma va che siamo in televisione, non è che ti puoi nascondere come in radio. Assaggia. Buona, Buona. Pensavi di bere Coca-Cola, eh? Eh sì. E invece? È Coca-Cola! Mi hai fregato! Classifica, la seconda parte! Hai ma visto? Come hai fatto? Immagina. Ho visto che su Facebook sei amica di Tatiana, mitica Tatiana, ma come sta? Vi vedete? Perché ho visto che su Facebook hai caricato le foto del weekend al mare e c'era anche la Tati. Perché non gli dici la prossima volta se viene magari? Tra l'altro con i capelli corti, sta benissimo. Eccomi qui con te. Eccomi. Ordiniamo? Di relazioni tu ne hai avute, no? Ok. Volevo chiederti con quanti, insomma, cioè con quanti tu hai... insomma, a fare l'aperitivo con Barbara non ci andavamo quasi mai. Lei lo odiava. Stavamo quasi sempre a casa, però cucinava benissimo. E poi sai, andavamo sempre a correre, lei piaceva tantissimo, sportivissima, correva tutti i giorni, dovevi vedere che fisico, guarda, ti faccio vedere le foto, guarda. Ti piace qui? Bello, eh? Poi la location è molto carina, è un po' caro, però i cocktail sono buoni, eh? Grazie. Quant'è? 20 euro, ok. Ah no, aspetta, facciamo così. Io ti do 20, tu mi dai 10, ok? E avete appena visto la classifica con le 10 cose da non fare al primo appuntamento. Ma che vuoi? Sai cos'è questo? Che cos'è? È il cuscino di Pratt! Ah sì, ce l'ho anch'io! Bravo, e anche tutti quanti possono averlo commentando qua sotto i nostri video. Da Tinto e da Simo è tutto per oggi, vi ringraziamo, ma adesso... TG! Linea al telegiornale. TG. Linea al telegiornale. È uguale. Si dice linea al telegiornale. Ma è uguale. Si dice linea al telegiornale. Si dice non ti metti. È di uguale. Cuffia bianca.
Buonasera e benvenuti a questa edizione flash del TG. Partiamo subito con le notizie. Monaco, dopo 8 anni di matrimonio, scoprono che i bambini non li porta la cicogna. Ad una coppia bavarese cresciuta in un ambiente molto religioso, nessuno aveva mai spiegato come nascono i bambini. Berlino, situato il marchio Mini sul pene per vincere un'auto. New Jersey rimane incinta e incolpa film per adulti in 3D. Jennifer Stewart, questo è il nome della donna che afferma di essere rimasta incinta dopo aver visto un film erotico in 3D. Così ha spiegato l'avvento di un figlio nero al marito bianco. Milano, niente sesso con la moglie, colpa del gatto guardone. Antonio, 66enne milanese, vince la causa e ottiene dal tribunale l'allontanamento del gatto in un'altra stanza. Chicago, ladro uccide pesci rossi per non lasciare testimoni. Lettonia, mastica i popcorn troppo forte, gli sparano. È successo in un cinema di Riga, rimproverato più volte, il ruminatore è stato freddato dal vicino di posto che poi ha continuato a guardare il film. Il Cairo, chiamano la figlia Facebook. Non è la prima volta che i genitori chiamano dei figli con nomi web. 6 anni fa una coppia svedese aveva chiamato il proprio figlio Google e più di recente 2 genitori messicani hanno chiamato Yahoo. Düsseldorf scorregge di mucca in Latina, l'autentico odore di campagna. Grossi affari per la ditta tedesca che sta commercializzando con queste lattine acquistabili su www.staldaft.de. Ogni pezzo costa 5,95 euro. Torino, non gli servono da bere, distrugge il bar con una scimitarra. Londra, 20.000 sterline per il matrimonio del cane. Lewis Harris ha organizzato per il suo Yorkshire un matrimonio costosissimo. La bestiola è andata in sposa a Magli, un cane nudo cinese che peraltro porta il titolo di cane più brutto del Regno Unito. Alla prossima edizione!